corda è ancora bloccata dalla pietra. Non dovremmo spostarla. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli, lo troverete. Giovanotto! Che altro? Alla prossima! Ovvio, è una montagna. Oh!
Avete messo paura a quell'alchimista? E ora all'opera! Alla prossima! Possiamo raggiungere quella roccia. La carrucola e salire su in cima. Davanti, nemici!
al marchingegno. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli, lo troverete. Vedi come va? E non permettere a quell'incapace di mio fratello di metterci ancora le mani. Non restate per qualche perla di saggezza? Ecco chi se ne va. A salire con l'artiglio, arriveremmo subito in cima. Che parte?
siamo ancora qui. C'è davvero molto da vedere qui. Entra pennello. Si parte. Ci porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete. E tieni gli occhi aperti. Sì. Ora siamo più vicini alla cima. Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. Affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo. Aspetta. Credo di sapere come funziona. Guarda. Wow. Che hai scritto? Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante il viaggio. Andiamo. La strada è lunga. Indietro. Nella galleria. Attenzione. Altre prove. I nani avranno scavato questi tunnel per aggirare le trappole. Buon per noi. O meglio, buon per me. Non ci credo. Non sei d'aiuto.
Ci vediamo dall'altra parte. Andiamo! Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. Mi seguo a ruota. Forse la strada sarà più corta del previsto. Come lo attiviamo? Saremo troppo pesanti. Cima, quanto lontano pensi che riusciremo a vedere? All'alto, al serpente del mondo, a casa. Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Oh! Atreus! Sto bene, ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. Go!
ti sei divertito? Ok, dovrei preoccuparmi di più. Siamo al capolinea? No, siamo bloccati. Quanto dobbiamo proseguire? Non lo so. Ci attaccheranno di nuovo? Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo spalso le ceneri della mamma, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene.
siamo quasi in cima. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo sparso le ceneri della mamma, cosa faremo? Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarci. Calmati, ragazzo. E stai indietro. Signor Sì! Concentrati. Momento. Fermo. Caspita, cos'è stato? Sembra una radice di Yggdrasil. Ma è la sua linfa. Linfa cristallizzata. Contiene del potere. Quello era davvero un drago. Mirava gli occhi, ma continuava a scivolare. Questa sarà la loro casa. Sono qui da quando i giganti se ne sono andati. Oppure sono stati loro a mandare via i giganti. Ragazzo, qui l'aria scarseggia. Basta domande. Respira. Ah, sì, è vero. Hai sentito? Sembrano delle urla. Thank you.
Fermo, ragazzo. È Sindri. Puoi ucciderne uno così grosso? Se lo cogliamo di sorpresa, io potrei distrarlo. Che vorresti fare? Dobbiamo aiutarlo. Tu vai a destra. Posizionati e aspetta il mio segnale. Ehi, bestiaccia, qui! Thank you.
un piano. Al mio segnale, abbassa la gru. Non ho idea di come funziona. Non importa. Preparati. Wow, ce l'abbiamo fatta. E tu? Ah, ma nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni, dalla grande mattanza delle viverne. E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo per me. Ti sbagli, invece. Quel drago intralciava il nostro cammino. Negalo quanto vuoi, ma tu mi hai salvato. E questo merita una ricompensa. Chi sono queste? Frecce di dischio intrecciato, più dritte di Heimdall e super bilanciate. Oh, grazie. Oh, ok. Aspetta. Questo no. Avete rivisto mio fratello? Sì, dice che hai perso il talento. Oh, è che sono egoista? No, di sicuro. Che curo l'aspetto di un'arma? No, più che il suo scopo. Che sono pretenzioso? No, è ansioso. Pignolo? Lo so che cosa pensa, ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo. Non ho tempo per queste cose. No, 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 aspetta, 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 aspetta! Ho un'idea migliore. Quale? Mi serve un dente di quel drago. Non importa. È tutto così sporco. Perfetto, può andare. Yeah. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ora passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Fallo, per favore. Atreus, il tuo arco. Bastano due passate. Ah, piano ora. Wow. Finalmente sarai soddisfatto.
Come posso spiegarlo? Ho aggiunto una nuova vibrazione alla corda dell'arco. Se ti muovo, vedo che ci sei arrivato da solo. Io volevo... No, niente. Non ti stavo spiegando la bellezza e la complessità della mia arte, eh? No, solo... felice di essere d'aiuto. Ecco. Che dovevo dirti? Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cieli. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina, non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so, è solo che essere forte mi fa sentire bene. Capisci? Sì, lo so. Eccolo, lo mando in frantumi. Oh, so che mi piacerà. Però è strano, quello non è esploso del tutto. L'ho colpito, ma brilla ancora. Il cristallo si rigenera. Utile. Aiuto! Disponibile!
non rialzarti. Com'è? Le tue abilità migliorano. Manca poco, mamma. Guarda, la cima! Siamo così vicini! La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi. Attenzione! Prova a Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare.
tagliato la lingua? Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Shh. Vedo che hai portato qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordarlo, siamo ovunque. Sì, ovunque. Zitti, idioti. Andiamo. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dèi, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere, ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu, dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim, tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e, credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello,
Se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo. Più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Jotunheim, stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto... seccante. Sì, proprio quello che volevo dire.